Ci troviamo nella Grotta del Grano e non è una grotta vera e propria, perché prima di tutto è una nicchia di erosione scavata dal fiume Candigliano. Questa nicchia di erosione è anche un sito archeologico molto importante, intanto perché è lungo la via Flaminia, poi perché durante degli scavi che sono stati fatti all'incirca nel 1860 sono state trovate dei reperti datati all'età del bronzo e molto probabilmente sono connessi all'uso antichissimo della transumanza. Chi andava con le greggi, no, e le portava al pascolo, qui aveva un rifugio sicuro e aveva anche l'acqua, ovviamente, no, da dare agli animali. Qua ci tramanda la storia che era stato costruito un castello di legno, la porta ovest era qua, alla Grotta del Grano, lo sbarramento a est erano ovviamente le gallerie romane che potevano essere chiuse. Dovete immaginare delle costruzioni di legno addossate alle pareti che servivano a 400 soldati all'incirca, i Goti, e alle loro famiglie, finché i Longobardi lo distrussero e lo bruciarono. Da lì il rinvenimento di queste granaglie carbonizzate e qui nome anche Grotta del Grano. Questo tracciato qui della Flaminia era il tracciato originario, quindi la strada, quando fu inizialmente aperta, passava di qui, non nelle due gallerie. La galleria piccola è successiva anche alle sostruzioni. Perché? Perché a un certo punto successe un altro crollo. Abbiamo un passo di Tacito, che è del 69 d.C., che dice che questo esercito era fano perché le gole vicine erano bloccate. Dopo 5 anni, proprio Vespasiano aprì la Galleria Grande. Vi faccio notare questi tagli di parete di roccia. Questa parte del Furlo è la parte della Flaminia più antica ed ha anche il nome più antico che abbiamo del Furlo, che è Ad Saxa Intercisa, voleva dire presso le rocce tagliate. La chiesina è medievale, costruita sopra il tracciato vecchio della Flaminia, chiamata Santa Maria delle Grazie proprio perché i viandanti chiedevano la grazia alla Madonna del buon attraversamento del passo del Furlo, perché cattivo tempo, caduta massi, briganti. Quella che avete di fronte è l'imbocco est della galleria romana del Furlo, la galleria più importante e più famosa, quella di Vespasiano. È stata finita nel 76 d.C. L'ingresso era monumentale, era un arco perfetto. L'iscrizione risultava perfettamente centrata. Ora non è così perché sulla destra, agli inizi del Novecento, l'hanno allargata.